Unione Sarda, Trasporti e Infrastrutture. Vendita di Tirrenia, da sabato l'analisi dei conti societari 18 novembre 2010 Trasporti molti gli scenari possibili entra nel vivo la privatizzazione di Tirrenia. Sabato le aziende che hanno presentato un'offerta d'acquisto potranno accedere ai dati della società, ma gli scenari non sembrano dei migliori, almeno per la Sardegna. Tra le favorite per l'aggiudicazione della gara c'è infatti la nuova compagnia italiana Navigazione, composta da tre armatori partenopei, a Ponte, Onorato e Grimaldi, che non nascondono il loro radicamento a Napoli, dove intendono salvare occupazione e sviluppo. Ipotesi e la Sardegna? A rappresentare l'isola c'è un solo armatore, il maddalenino Franco Del Giudice, proprietario della Delcomar, che partecipa nella cordata Mediterranea Holding. Da tempo Del Giudice sottolinea che l'isola sta perdendo una grande occasione. Nessun altro imprenditore, né le istituzioni, si sono fatte avanti per fare in modo che la Sardegna non venga tagliata fuori dalla programmazione del trasporto marittimo, per noi più che strategico. Se fosse la cordata napoletana ad avere la meglio, il fulcro della società rimarrebbe nella penisola ed è ipotizzabile che molte rotte, ora gestite da Tirrenia e dalle altre compagnie concorrenti che fanno parte della compagnia italiana, vengano ridotte. Soprattutto per le tratte non coperte da contributo pubblico. Perché fare due collegamenti Cagliari-Civitavecchia, ad esempio, se sono garantiti dalla stessa società? In poche parole verrebbe meno la concorrenza. Occupazione situazione che si sarebbe evitata, secondo Del Giudice, se la prima gara, con unico acquirente Mediterranea Holding, non fosse stata annullata all'ultimo. Allora ci saremmo fatti carico dei debiti e dei lavoratori senza arrivare alla cassa integrazione ora ventilata per 722 marittimi, dice. Sembra che si voglia svuotare la società sino a venderla in saldo. Qualcosa in più si saprà dopo sabato con l'analisi dei dati Tirrenia. Per l'armatore non è esclusa nemmeno la vendita a spezzatino. Con tutti questi cambiamenti dell'ultima ora non si può dare nulla per scontato, aggiunge. Così come la compagnia italiana è stata costituita dopo la presentazione delle offerte da parte delle diverse società, sono possibili nuove variazioni nelle cordate. Se qualche imprenditore o la stessa regione decidesse di farsi avanti, potrebbe ancora trovare spazio, anche in Mediterranea Holding.